Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo, in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta. Occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine, là dove deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi quattro verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere.